Anche il vice ministro al Dicastero Infrastrutture e Trasporti, onorevole Rixi, tra i tanti intervenuti al Blue Palace di Mosciano Sant'Angelo all'incontro organizzato dalla FIRA e da ANCE Teramo per parlare di PNRR e delle opportunità a disposizione affinché l'Abruzzo sia ancora più attrattivo sotto l'aspetto dei servizi e delle infrastrutture. Ma l'Abruzzo ha bisogno di infrastrutture, di grossi interventi, tra cui c'è anche il tema poi dell'autostrada e i parchi, di come andrà a finire, di come sarà gestita e se si riuscirà a riportarla in ambito pubblico in modo da garantire un collegamento e adeguati lavori di manutenzione e di potenziamento. C'è il tema ferroviario, altrettanto importante, anche perché qua c'è stata un problema sui ritardi anche dell'utilizzo dei fondi PNRR, in particolare sulla Roma-Pescara, e da questo punto di vista c'è un impegno da parte del ministro Fitto insieme al MIT di ricandellinizzare quei lavori con i fondi FSC in modo da non stralciare l'opera ma sostanzialmente trovare uno strumento finanziario che consenta di proseguire la realizzazione oltre 2026, perché in quella data ad oggi, con le tempistiche di oggi, sarebbe irrealizzabile. L'ingegnere Lucio Menta, direttore investimenti di RFI, commenta così sul raddoppio ferroviario Pescara-Roma. Ieri abbiamo ricevuto dal Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici l'ultimo atto che serviva per chiudere l'iter autorizzativo, quindi nei prossimi giorni avremo la presa d'atto del commissario e contestualmente andremo a pubblicare il bando di gara delle due lotti della Roma-Pescara, che come sapete sono per noi interventi in PNRR importantissimi e rilevantissimi, sia dal punto di vista dell'infrastruttura ferroviaria ma anche per il territorio attraversato e interessato agli interventi. Per noi i tempi sono importantissimi, quindi il rispetto dei tempi, che poi siano finanziamenti PNRR o che siano di altra tipologia, non rileva. Per noi il tempo è il 2026, quindi nel 2026 noi completeremo gli interventi. Se vi saranno criticità o altro, saranno gestite per poter ricondurre il tutto a quelle tempistiche. Nel massimo rispetto del territorio attraversato, perché si deve entrare in punta di piedi nel territorio e sentire il territorio. Il presidente della FIRA, Giacomo D'Ignazio, ha fatto gli onori di casa, ritenendo fondamentale la filiera messa in atto per potenziare il territorio e soddisfare le esigenze dei cittadini. Sì, bisogna dare forza a questo territorio, è stata un'iniziativa che abbiamo voluto fare per dare centralità sempre di più all'Abruzzo, perché l'Abruzzo comunque ha bisogno di infrastrutture, di guardare lontano, ha bisogno di infrastrutture che riguardano la viabilità, i trasporti, l'agricoltura e anche il digitale, oltre che a fondi che riguardano lo sviluppo economico, risorse che portano verso lo sviluppo economico. Le infrastrutture incidono molto su un territorio perché possono essere un valore aggiunto, riescono addirittura a moltiplicare il valore e il PIL di due o tre volte rispetto a un normale andamento, e quindi queste risorse bisogna concentrarle sul territorio per creare ulteriormente valore.